Allora, c'è la crisi della Siria. Idiozie a non finire alla televisione, porcate maledette dette da questi idioti che sono tutti in Ah, fila, i notizia di giornalisti italiani, stanotte, i eh? ribelli, Sì. cosiddetti ribelli, hanno ammesso che sono stati loro a lanciare i missili con E beh, qualcuno gliel'ha il fatta gas, ammettere. sì. Allora, siamo a dei livelli tali che francamente non saprei che cosa definire. Tra l'altro, proprio ho visto casualmente, molto casualmente, TG1, non ricordo se ieri a pranzo o a cena, in cui si vedevano queste povere persone che sono state colpite dai gas asfissianti. E Nervini. dalle, e delle, oh, tra parentesi, sono le stesse sostanze che vengono utilizzate per la cura del tumore. Va bene, sarebbe bene che i nostri amici lo sapessero prima di farsi fare la chemio. In ogni caso, andiamo avanti. E si vedevano chiaramente queste persone prese da questi tremori, chi moriva, eccetera, eccetera. Convulsioni, convulsioni. Nessuno che si sia mai chiesto, ma chi ha fatto queste riprese? Ma scusa, se le bombe le hanno lanciate e se le ha No, ma il bello lanciate è, scusa, che c'erano quelli che avevano i tremori, così, le convulsioni, e a fianco c'erano quelli che lo reggevano senza maschera, che però le convulsioni non ce l'avevano. esattamente, esattamente. Allora, tanto per dire in che mondo viviamo. La che devo dire francamente che di No, perché, fronte a no, questo va detto, va specificato, perché quando uno respira il gas benefico, il gas non è che si disperde e dissipa in un attimo. Se uno ha quei tremori e quelle convulsioni, vuol dire che il gas, come minimo, al massimo ha fatto effetto qualche minuto prima. Esattamente. E c'è ancora nell'aria, magari meno Ma che denso, scherzerà? ma prima che si annulla passano giorni completamente. Quindi quelli come cazzo facevano a stare lì senza maschera e non avere i tremori? Ma io, cosa vuoi dire? Quello che io mi chiedo è come queste persone, compresi 70 milioni di testa di cazzo di italiani, che vedendo queste fotografie si siano mai chiesti No, chi le ha i fatte. video, I soprattutto. video, vabbè, scusa. Si siano mai chiesti chi le ha fatte, no? Allora, di fronte a questi, quelli che credono alla risurrezione di Gesù Cristo sono molto, molto, molto più intelligenti. E c'è paragone. Oppure quelli che vanno a venerare, no, la cintura della No, Madonna, no, 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 il prepuzio. il prepuzio, vabbè, 30 prepuzi in sì, giro per l'Italia. 30 prepuzio, e beh, Cioè, 30 cazzi, oh. c'era quello che era Bicazzus Monopallans, e ti immagini Gesù se non aveva tanti cazzi. A proposito di Bica, io sono rimasto Sì. scioccato nel film Il Casotto Di di cosa? Di Arbore? no, di No. Arbore, di quello che era amico di Di Pasolini, Pierpaolo Pasolini, non era di Pierpaolo, era di quell'altro, il suo amico, Sì, ho capito, sì. ecco. Nando, Nandino, Nannarella, Nannarino, non Quello, me lo no, ricordo. quello è uno degli attori, Sì, quello. Quello è uno degli attori, che fra l'altro è pure bravo, sì, è io bravino, lo conosco. sì. Insomma, lui, questo film c'è già anche Gigi Proietti, Ninetto, Ninetto Ninetto Davoli. Davoli, esatto, quello è un attore, insomma, bravo anche. Ha fatto tutti i film di Pasolini, Esattamente, tutti. certo. E lui, Citti, Franco Citti. Franco Citti. Franco Citti, che era il regista, che è uno un Sì. po' più di spessore, sempre popolano, ma un po' più di Sì. spessore, e fece questo film Casotto, che era tutto ad episodi che si intersecavano dentro questo casotto, spogliandosi con tutte le problematiche, no, tipiche di una identità specifica. Insomma, fra gli altri c'è questo personaggio che è messo lì proprio solo per questo motivo, che fa vedere che si spoglia e c'aveva un cazzo diviso in due, cioè due cazzi praticamente. A me non C'aveva era una mai. palla sola, quindi il famoso Bicazzus monopalla. Allora, veniamo a noi. Allora, per i nostri amici, dopo che abbiamo fatto questo esordio
truculento, triviale, sì, sì, bordellistico. Non so, il minimo che si merita. D'altra parte noi da ragazzi eravamo TV italiane. Eravamo burdel da ragazzini, sì, appunto, quindi burdel. Giustamente da noi in Romagna il ragazzino piccolo si chiama Tabac. È un po' più grande 8 o 10 anni burdel, perché fa casino. Certo. Allora, per concludere questa intervista e per far capire come stanno le cose veramente a quei pochi che non sono abbindolati dalle idiozie che vengono dette a man bassa e con la massima tranquillità da questi giornalisti e televisioni italiane, leggiamo un pezzo di questo libro che è veramente molto indicativo e che riguarda la situazione, così come si è venuta a verificare, in Iran, in Iraq, ai tempi debiti, cioè subito dopo il tentativo di Mossadegh di impossessarsi indirettamente del petrolio iraniano e farlo diventare petrolio di Stato. Leggiamo che cosa è successo all'epoca, perché è veramente indicativo per far capire che cosa obiettivamente bolle in pentola e che cosa hanno fatto questi americani, capito? E questi ebrei, vedete, ecco il diavolo, questo è il vero diavolo, eccolo qui. Altro che tumore, Israele è un cancro posto all'interno della società medio orientale. Un cancro che manda in giro tutte le sue metastasi con una velocità incredibile. Qui c'è scritto, ma leggiamo queste cose. Con le elezioni del 1952, i repubblicani riconquistano il potere dopo la lunga parentesi democratica. Ed ecco l'ex generale Eisenhower alle prese con la questione iraniana. La notizia della nazionalizzazione del petrolio iraniano vola fra le capitali arabe e Mossadegh, in visita al Cairo, viene ricevuto come l'eroe che ha saputo sfidare i colonialisti. Ma ancora per poco. Attenzione, Mossadegh viene accolto come eroe in Egitto. Non se lo dimentico i nostri amici quando si chiedono cosa sta succedendo in Egitto. E perché i militari sparano sui fratelli musulmani chiamati fratelli di Sion? Non si può rischiare che un Mossadegh qualunque, ma anche un Patrick Lumumba nell'ex Congo belga, mettano in discussione il concetto neocoloniale del dopoguerra. Ce ne siamo andati con le truppe perché costava troppo, ma siamo tornati con le banche, le compagnie ed il Fondo Monetario Internazionale. Non vi piace? Ecco qui, il sistema di potere, di una chiarezza estrema, con pochissime parole. Mentre i giornalisti... Nel frattempo siamo diventati coloni anche noi, esattamente, e la gente non esattamente. Lo sa, e non mentre se ne accorge. I giornalisti delle nostre televisioni con fare così, con molta nonchalance. Abbiamo eccezionale, con contentezza proprio a 32 denti, declamano tutti i giorni, abbiamo depositato, abbiamo venduto tutti i titoli di Stato, sì, sì. Abbiamo, esatto. Siamo riusciti, sì. Ma l'immortacci tua, sei tu, ti sei indebitato ancora di più. Certamente. Quando qualcuno rispose picche, entra in gioco la CIA per ottenere con rivolte interne ciò che non è possibile ottenere con le armi, come in Cile, Serbia, Georgia, eccetera. Il primo tentativo di estromettere Mossadegh dal potere fallisce anche per l'appoggio dell'Ayatollah Kashani, massima autorità religiosa dell'epoca, e Mossadegh rimane in carica giacché aveva provveduto precedentemente a depurare l'esercito dagli ufficiali corrotto e poco affidabili. L'appoggio dell'Ayatollah Kashani dovrebbe far riflettere. La rivoluzione iraniana del 1979, una ventina di anni dopo, non nasce dal nulla. Khomeini non arriva per caso. C'erano vecchi conti da saldare sia con lo Shah corrotto sia con gli americani.
Nulla può fare però nel successivo mese di agosto del 1953, quando gli americani gettano nella mischia uno dei loro panzer, il generale Norman Schwarzkopf, testa nera. Ricordate questo nome? Ha guidato per 6 anni la Guardia Imperiale iraniana e sa bene dove e come corrompere. Se ricordate un Norman Schwarzkopf alla guida delle truppe alleate nel primo assalto all'Iraq del 1991, non meravigliatevi. C'è lo shampoo, Schwarzkopf. Mi è venuto in mente, dove avevo sentito anche questo nome. Certo, non è lui, ma il padre, testa nera. Sì. So che non vi meraviglierete, a forza di Bush senior e junior, c'è da stupirsi se sono esistiti 2 Schwarzkopf, probabilmente il terzo guiderà un assalto in Cina, sotto un Bush terzo o quarto. Le affinità fra i 2 Schwarzkopf però non terminano qui. Norman il giovane, dopo la sconfitta di Saddam nel 1991, stranamente riconsegnò subito agli iracheni gli elicotteri catturati e permise il volo degli stessi nel paese. La cosa insospettì e solerti generali italiani presenti alla riunione dove avvenne la concessione, ma quanto sono bravi questi generali italiani, si sono giustificati affermando che ci fu un errore di traduzione, che Schwarzkopf era disattento, insomma fu un caso. Con questi elicotteri però, sin dal giorno dopo, Saddam ordinò la repressione della rivolta sciita di Najaf, Kerbala, Bassora e Nasiriyah. Alcune fonti ritengono la cifra di 20.000 i morti che sia, anche che la cifra di 20.000 morti sia abbastanza attendibile. Non è un mistero che Bush il vecchio fermò l'avanzata su Baghdad perché temeva, con la caduta di Saddam, l'instaurazione di una repubblica islamica sul modello iraniano. E guarda caso, Saddam riebbe subito gli elicotteri con i quali in pochi giorni sedò la rivolta. Guardate, cari amici, queste sono cose importantissime che vi spiegano esattamente come stanno le cose. Niente male il giovane Norman, ma anche il padre era un tipetto a modo, giacché non gli bastava defenestrare Mossadegh, voleva anch'egli finire il lavoro. Il colpo di Stato non comprendeva solo la deposizione di Mossadegh, ma anche una calda visita alla sua abitazione, a suon di mitragliate e bombe a mano. Avvertito in tempo, Mossadegh riuscì a fuggire e si ritirò a vita privata. Lo Shah approvò i termini dell'accordo anglo-americano, che prevedeva ovviamente la privatizzazione della compagnia petrolifera di Stato. Ma guarda un po' a come cosa sono liberali questi americani. Che cosa servono le privatizzazioni? E tutti tornarono a vivere felici e contenti, meno gli iraniani che dovettero aggiungervi nuovi buchi alla cinghia per campare. La vicenda non vi ricorda, così, tanto per non far nomi, uno Stato confinante con l'Iran, forse l'Iraq, che non è disposto a cedere la sovranità della propria compagnia nazionale d'estrazione petrolifera e, anzi, estromette proprio gli inglesi ed americani dalla lista dei clienti? Come sempre ci pensa Schwarzkopf, un nome, una garanzia. L'accordo da tagliagole, guardate che i tagliagole rientrano sempre in gioco, soprattutto i tagliagole mandati a massacrare la popolazione siriana dagli stessi compari ebrei e sionisti americani più o meno negri. L'accordo a tagliagole però finì per eccidere la gola a dello stesso Shah. Privato di gran parte dei proventi petroliferi, ostaggio dei militari che pretendono copiosi investimenti in armamenti e corrispondenti tangenti, nel 1979 lo Shah dovette fuggire cacciato dalla rivolta popolare.
Mossadegh morì di cancro nel 1964 e qualcuno potrebbe pensare che l'Iran abbia dimenticato l'idealista, il nazionalista, che sosteneva la proprietà statale del petrolio iraniano. Invece, nel primo anniversario della sua morte... No, voglio fare un appunto. Le nazionalizzazioni sono una cosa importante. Certamente. Le infrastrutture non possono essere liberalizzate, non possono essere dati al capriccio di un testa di cazzo o di un consiglio d'amministrazione che può essere in Italia come può essere in Cina o in Russia o negli Stati Uniti. La liberalizzazione vale solo per il dettaglio, il piccolo commercio o anche il grande commercio, ma non le infrastrutture. Esattamente. Quindi le ferrovie, l'elettricità, l'energia, le telecomunicazioni, le TV e la cultura e le carceri e la sanità devono essere di gestione dello Stato. Esattamente. Allora, invece, nel primo anniversario della sua morte, dopo la caduta dello Shah, un milione di pellegrini si recò ad Ahmadabad, dove è sepolto, per un tardivo ma sincero tributo all'uomo che aveva cercato di difendere il petrolio iraniano dalla cupidigia angloamericana. Un milione di persone che sapevano cosa significa vivere sotto l'ombrello protettivo della democrazia angloamericana. Sei a te e 94. In cui anglo significa Israele. Sì. Sei a te e 94 a me. E con questo ritengo che dobbiamo chiudere in questo momento facendo vedere un altro libro che abbiamo già fatto vedere altre volte perché è un libro importantissimo. Che cosa vogliono loro signori dalla Siria? Vogliono lo spezzettamento della Siria, per la stessa ragione per cui noi italiani negli anni 20 e 30 ci battivamo esattamente per il contrario. La Siria deve essere uno Stato unico. Non può essere diviso, un protettorato. Anche perché noi italiani abbiamo in Siria, oltre ai russi, più interessi di quanto non si creda. E con questo chiudiamo l'intervista.